sole mio, andiamo, andiamo a lavorare. No, minchia, ma no dai, è uno schifo. Sarà ingolfato il motore forse? Sì, è ingolfato, ma si vede che è ingolfato, sì sì. È ingolfato, è ingolfato. Ma sì sì sì, ma guarda come sfrutta. Ma no, 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 dai. Non è possibile. Ma dai, su, 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 è ingolfato il motore. Ma quale scieghini che sto pedaggini da complottisti. Magari io fra due giorni poi mi sento pure male perché mi hanno buttato le scieghini. Ma per favore. Certo che. Però. Salve ragazzi, scusate ma mi sono ammalato, ho l'influenza, raffreddore, tosse, mal di gola, non lo so, ma evidentemente c'ho proprio il mostro dietro le spalle, mi sento proprio il mostro. Sì! E niente, ma comunque dovete stare tranquilli, le scie chimiche non hanno, cioè ci sono questi complottisti che dicono queste scie chimiche sono una cosa paurosa, fanno paura perché sono veleni che ci buttano in testa, oppure sono virus, batteri che ci fanno ammalare, ma in effetti non è così ragazzi, quella è una scia di condensa. È una scia di condensa, una condensa dovuta appunto dall'umidità, dall'altezza dell'aereo. Ogni tanto sbuffa, però dai, su, non è una cosa che... Cioè, non possiamo dire a che scopo dovrebbero buttarci queste scie di condensa, scie chimiche. Cioè, perché dovrebbero buttarci queste scie chimiche? Per farci ammalare poi... per farci ammalare. No, non è così. Ragazzi, dovete stare tranquilli. È una condensa. Sentite qua che voce che c'ho. Ma sono ammalato, mi sono proprio ammalato. Ma gira. E uno potrebbe fare uno più uno e dire che magari hanno buttato qualche virus per farci ammalare. Direte voi per quale motivo, che ne so, per farci in qualche modo ammalare, per medicini, medicinali. Questi complottisti pensano soltanto a queste cose. Ma come si fa? Ci abbiamo sempre qualcuno dietro di sinistro che ci un complotto e qualcuno, come se ci avessimo sempre qualcuno strano dietro che ci guarda, ci fissa. Ma non è così, sempre controllati questi compagni, il nuovo ordine mondiale, il serpente, il controllo totale. Ma ragazzi, svegliatevi. Sono tutte fandonie. Fandonie.